Operatori turistici pistoiesi moderatamente soddisfatti di questo primo ponte primaverile, nonostante il tempo incerto, infatti le presenze sono state soddisfacenti, grazie anche alla novità introdotta proprio con questo ponte pasquale, ossia l'apertura continuata anche durante la pausa pranzo di chiese e monumenti. Diciamo che nonostante le incertezze climatiche, quindi il tempo non è stato totalmente favorevole, abbiamo visto indici positivi, cioè il turismo c'è, è un mercato in espansione anche nella nostra città, c'è interesse forte per la nostra città per quelle che sono le attività turistiche classiche, dal giardino zoologico al cuore della città, al centro storico, alle zone limitrofi collinari e montane, quindi siamo fiduciosi che poi adesso in realtà si è aperto un lunghissimo ponte che si concluderà dopo il 1° maggio, ma che questo sia un po' l'apertura di tutta la stagione, abbiamo una sensazione positiva. E, certo, il tempo climatico ci condizionerà, però abbiamo visto che gli indici, quelli proprio di aspettativa sia dei nostri associati, cioè degli operatori del turismo, sia dei turisti che vengono e quindi cercano una Pistoia accogliente, sono tutti indici positivi. È presto per parlare di recupero di numeri pre-crisi, ma sicuramente le aspettative sono più rosee rispetto agli anni passati. Ora non ho un dato certo per dire che stiamo superando la crisi, possiamo dire che il nostro settore sicuramente, il settore del turismo è uno dei pochi che ha davanti a sé una ottima possibilità di recupero dei numeri pre-crisi e forse anche di andare oltre quei numeri che erano precedenti al 2008.